Vediamo se c'è qualche missione in giro. Allora, c'è Yosuke, c'è Yumi e vorrei fare lei, ma per empatia. Per empatia, perché poverina, mi dispiace. C'è anche Chie, c'è la ragazza qui che già abbiamo fatto. Lui ha bisogno di una mano. Ti vedo spesso da queste parti, ti piacciono i libri? Io leggo un sacco, ma butto via i libri una volta finito di leggerli. Mi spiace per loro, però pensavo che forse uno come te potrebbe dargli un po' di amore. Allora, che ne dici? Certo, dimmi. Ah, capisco, non ho mai detto che li avrei gratis i miei libri, però. Mi serve un nocciolo di pesca, portamene uno e ti in cambio ti darò uno dei miei libri. Merda, ne avevo una marea. O forse ne ho ancora uno. Missione accettata 18, scambia la pari. Perfetto, scambiamoci il libro e quel nocciolo di pesca, ce l'hai? Ce l'ho? Vediamo, non ce l'hai? Oh, hai sentito di quel nuovo libro in uscita? I nuovi libri di Yume Daido riguardano le conversazioni in inglese di Onigiri. Imparando l'inglese potrei leggere molti più libri, forse dovrei provare a studiarlo. A proposito di origami, ho sbagliato prima. Ne ho fatti un bel po' per il Senbazuru che ho regalato a mia nonna ricoverata in ospedale. La prossima consegna è l'11 giugno, sembra che arriverà il nuovo libro della serie del Macho, non vedo l'ora. Avevo una marea di noccioli di pesca, li ho usati tutti. Tutti! Tra l'altro prima ho sbagliato io. Ho detto che mancavano 20 giorni, in realtà sono stupido, perché io leggo prima 05 e poi il numero. Quando 05 in questo gioco è il mese, mancano 2 giorni ai nuovi lavori. E c'è anche Adachi, pensa un po' che... Adachi ti dia un pugno qui in fronte. Però c'ho i miei compagni, dannazione, c'è anche... Oh, che faccio? Faccio la buona azione, vado con i miei compagni, vado con Adachi. Che faccio? Dobbiamo aumentare un sacco di gente. Tu che cosa c'hai oggi? E c'è anche lei, giustamente. Non lo so. Vabbè, facciamo la buona azione, dai. Dai, lo faccio solo per tirarti sul morale, su. Ok, facciamo del nostro meglio. Io mi sembra felice. Avrei dovuto scegliere gli altri, lo so benissimo. Poverina questa... È in condizioni brutte al momento. Hai partecipato ad esercizi di recitazione. Ti sei dedicato con impegno all'espressione di svariate emozioni. La tua dialettica è aumentata. Che anche quella ci serve. So che è un po' presto, ma forse è il caso di fermarci qui per oggi. Che ne dite? No. La campanella non è ancora suonata. Perché vuoi uscire prima? Batti la fiacca, eh? Vedi di prendere la cosa seriamente. Yumi, forse è esagerata, devi essere stanca. Mi sembra di essere l'unica qui a cui frega qualcosa di questo club. Devi smetterla di essere un peso. È per questo tuo comportamento che non tieni mai ruoli da protagonista. Yumi. È ora di tornare a casa. Siete pregati di non dimenticare i vostri effetti personali. Ad ogni modo, è ora di andare. Fermiamoci qui e basta, ok? Ok. Yumi resta immobile in silenzio. Ho sbagliato a dire quelle cose. No, non hai sbagliato, però era sbagliato il modo. Però diamole il contentino. Già, sto solo facendo del mio meglio. Oh, Yumi annuisce tra sé e sé. Continuerò a fare pratica. In riva al fiume o da qualche altra parte, ovunque ma non a casa. Qualcosa non va? No, ma grazie. Yumi sorride. Non c'è nessuno a casa. Mia madre dopo il lavoro corre sempre all'ospedale a vedere lui. Non ha più molto senso tornare a casa. Quando sono a casa da sola non posso fare a meno di pensare a tutte quelle cose. Il passato, il motivo per cui le cose sono andate in un certo modo. Ecco, parlo di quello. Pensavo di essermi lasciata tutto alle spalle. Scusa, mi sto piangendo addosso. Dimentica tutto, ok? Non posso, ti ho vista in un certo modo. Cattivo, non dovresti essere più gentile con una ragazza. Yumi sembra essersi tirata un po' su di morale. Mi resta sempre la recitazione. È così che posso tirare avanti. Accade quel che accada, io non mi fermerò. Già, proprio così. Arigato. Grazie Starkun, se non fosse stato per te sarei stata giù di corda per un bel pezzo, ne sono certa. Quindi ecco, sono contenta che ci fossi anche tu. Spero che non sparirai troppo in fretta. Vabbè dai, abbiamo fatto la cosa giusta. Rango 4. Prima di tornare a casa mi fermerò da qualche parte per continuare le prove delle mie battute. Finalmente ho un ruolo da protagonista, devo essere sicura di riuscirci. Bene. Sei salutato Yumi e sei tornato a casa. No, oggi non è a casa. Bentornato. Quanti giorni mancano i pomodori? 4, ok. Vabbè, passiamo la serata anche con lei. Sì,
Sembra che Nanako non abbia nulla da fare. Non è ancora pronto a rafforzarsi, Magari è lo stesso discorso di Marie. Va bene, passiamo il tempo con lei. Ok, evviva! Nanako sembra felice. Trascorri un momento prezioso con Nanako. È quello che mi preoccupa. Io ho fatto tutto, mi sembra giusto, eppure non abbiamo abbastanza punti per salire di livello? Chi è? Ah, di nuovo tu, ciao! Oh, scusa, sono solo stanca. Ah già, oggi ci sono le prove. Ci vediamo più tardi. Yumi sembra molto triste. Forse dovresti andare alle prove del club di teatro dopo la scuola, ancora? Vabbè, se non c'è nessun altro, perché no? Forse dovrei fare anche il club sportivo, però. Vedi, c'è il club sportivo, Yosuke non c'è. Yumi è qui, Yukiko però è qui. Per quanto mi dispiace per Yumi, cazzo, devo fare anche Yukiko. Oh, Star-kun, non ci siamo mai incontrati dopo la scuola, vero? Ah, sono la responsabile di questa bacheca, ogni tanto devo cambiare gli annunci esposti. Per oggi ho finito comunque. Sembra che Yukiko non abbia da fare. Visto che possiede Pixie superiore, si rafforzerà presto. Vuoi passare il pomeriggio con lei, certo? Ok. Yukiko sembra felice. Al grocery, al reparto alimentare di Junes. Yukiko ti ha portato qui. Vabbè. Perché ci sono così tanti tipi di cibo? Persino le uova hanno una marea di varietà. Prepari la cena? No, non me lo sognerei mai. Non cucino abbastanza bene per servire i miei piatti ai clienti. Nonostante le sue parole, Yukiko sembra felice. Stavo solo pensando di fare un po' di pratica culinaria. Visto che ho deciso di lasciare la città, mangiare fuori tutti i giorni non è salutare, no? Per cui intendo ad esercitarmi finché posso. Bocca al lupo allora. Grazie. Yukiko annuisce felice. Ah, già, stavo pensando che magari potresti farmi da assaggiatore se ti va. Vorrei una cavia, oddio, che mi dicesse come sto andando. Penso che imparerei più in fretta così. E conoscendoti, so che riceverei un'opinione sincera. Ti va? Certo, ci sto. Non hai abbastanza coraggio. Non c'è problema. Sul serio, grazie. Yukiko sorride. Quando ho ottenuto il potere della persona ho pensato, posso farcela. Ho sempre creduto di non potermela cavare da sola, ma forse mi sbagliavo. Non voglio più fare affidamento sugli altri. Al contrario, voglio che siano loro ad affidarsi a me. Ce la metterò tutta. Brava, percepisce una ferrea determinazione. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato. Vediamo, qualche potenziamento per Yukiko? Cosa otteniamo? Ora Yukiko può eseguire un attacco concatenato in battaglia. Perfetto. Dunque, dov'è che vendono le aragoste? Oddio, hai aiutato Yukiko a fare la spesa e sei tornato a casa. Minchia, le aragosta pure. Oh, bentornato. Oggi sono andata a fare le compere. Il frigo è pieno di cose da mangiare. Ma c'è lui, tanto vale. Oh. Ehi Star, che succede? Non è niente da fare. Visto che hai Shisha, puoi aumentare il vostro legame. Esatto, parla con Dojima. Non è proprio niente da fare. Beh, accomodati. Dojima sospira, ma sembra piuttosto felice. Ma quanti anni ha lui? Sembra abbastanza grande, però. Avrà quasi sui 40. Quasi. L'altro giorno giù in centrale ho sentito una cosa. Si tratta... ho sentito che voi ragazzi vi incontrate spesso al Junes. Lo sguardo inquisitore di Dojima è micidiale. Non c'è niente di male, figuriamoci. Mi chiedo però, perché andate così spesso al reparto elettrodomestici? Smetti di sgridarlo, papà! Non è come sembra, non lo sto interrogando. Non è giusto, parli sempre col fratellone. Che cosa? Insomma, oggi sei a casa, ma... Ma io e te parliamo sempre. Cosa intendi con sempre? Io vorrei parlare con te. Mentre parla Nanako si stropiccia gli occhi assonnata. Oh poverina. È l'ora della nanna. Vai a dormire, giocheremo la prossima volta. L'hai promesso. Boccolina. È tornata riluttante nella sua stanza. Mai. Cosa intendo con sempre? Non sai come gestire i bambini? Io. No, non direi. Insomma, non sono bravo con i bambini, ma non è quello il problema. L'espressione di Dojima sembra amareggiata. Ecco,
Lo sapevo che diceva qualcosa sulla moglie adesso. In realtà ho lasciato che la crescesse mia moglie, sua madre. E così non ho idea di come interagire con lei. E poi non sono adatto per essere la sua famiglia. Adatto meno, tu sei la sua famiglia. Mi aspettavo che mi avrebbe detto il coraggio. Forse hai ragione. Nojima sorride in modo forzato. Credi che basti un legame di sangue per essere una famiglia? Non è così che funziona. Già, credi di iniziare a capire le preoccupazioni che tormentano Dojima. Grazie al cielo lo so bene, che non è solo un legame di sangue che ti lega a qualcuno. Oh, scusami, hai sentito più del necessario. Cerca di dormire un po', notte. Auguri la buonanotte a Dojima e vai in camera tua. Oddio, mi è ritornata in mente una vecchia YouTube poop. Vai in camera tua! Io ci sono già in camera mia! Queste non sono quelle di teatro? Senti degli studenti parlare. Ah, è vero, oggi ci sono i nuovi ecco. La paga giornaliera per le ripetizioni non è niente male. Già, ma dovresti avere più conoscenze perché qualcuno ti chiede delle ripetizioni. Perché dici una roba simile? Comunque ti sbagli. A quanto pare per dare ripetizione serve comprensione. Sì, ma non sei granché ferrato neanche in quello. Non è vero, io capisco tutto. Forse posso fare la lavapiatti allo Shiroku. Anche lì ti serve comprensione. Non ho mai sentito in vita mia, in Italia, dei ragazzini parlare così del lavoro. Mai. Sarà perché qua in Italia i ragazzini non sono, diciamo, atti ai lavoretti part-time. Non è una mentalità che abbiamo qui. Mi vergogno un po' a chiedertelo, ma se più tardi non hai niente da fare usciresti con me? Ci vediamo. Ma è Yukiko che ci sta provando con noi? Forse dovresti uscire con Yukiko. Adesso chi arriva? Ci è? Vediamo. No, strano. Dopo scuola. Allora, facciamo due cose prima. Vediamo chi c'è libero. E mi sa solo Yukiko. E in realtà non è neanche male. Esatto, Cie non c'è. E poi vediamo i lavori. Allora, lavapiatti al pub. Inserviente d'ospedale. Tutor, altro? No, è solo quello che già c'era. Ok. Allora, lavapiatti. 1500 yen. Comprensione. Qualsiasi notte aumenta la tua diligenza. Ok. Poi, ospedale. 5.000 più yen, un po' di diligenza il mercoledì, il giovedì e il venerdì notte e ti dà una bella dose di coraggio, capiamoci. E lo accetterei, io ti direi. Non adesso, perché non voglio perdere la giornata, però. E infine il tutor. 10.000 yen, necessaria alta comprensione, giustamente, notte aumenta la dialettica. Io punterei a quello del coraggio, assolutamente. Salviamo. Prova ad accettare, vedo se mi perde la giornata. Perché se mi perde la giornata non ha senso farla adesso perché c'è Yukiko. Accetti questo lavoro? Sì. Questo lavoro richiede che la tua diligenza sia almeno di livello forte. Devi migliorare la tua diligenza. Ok, peccato. Il coraggio, dannazione, ci serviva. Yukiko, ciao. Ciao Starkun. Sembra che Yukiko non abbia da fare. Visto che hai pixie superiore, il rapporto si rafforza. Vuoi passare il pomeriggio con lei? Certo. Ok. Yukiko sembra felice. Ci farà provare il suo cibo? Scopriamolo. Direi di sì. Sulla banchia del fiume Samegawa, Yukiko ti ha consegnato un bento fatto in casa. Mi è venuto bene, per cui l'ho impacchettato a modo. Provalo. Ha un aspetto normale. Che cosa c'è? Per qualche ragione l'aria... l'aria che si diffonde in un odore insolitamente pungente. Proviamo a dirle che si mangia. Non è abbastanza coraggio. Ovviamente, tu l'hai assaggiato? No, figuriamoci. Volevo che fossi il primo ad assaggiarlo. Yukiko rivolge un sorriso innocente. Pare tu non abbia scelta di mangiarlo. Ha iniziato dalla sottospecie di... cosa a forma di omelette. È abbastanza c'è qualcosa di troppo duro da mordere all'interno. E sa di bruciato, benché crudo. Temi che finirei per rigettare il corpo estraneo, o no? Infine, sei riuscito a ingurgitarlo. Poverina. È talmente delizioso che sei rimasto senza parole, vero? Yukiko ha l'aria battuta. C'è sempre la prossima volta. Oddio, posso buttarlo? Era cattivissima. Suppongo di sì, grazie. Yukiko sembra sollevata. Che state facendo? Esci sempre con ragazze diverse, tu. Oh, Nanako. Ecco, gli stavo facendo provare il mio bento. Anch'io voglio assaggiarlo. Scusa, ma non posso dartelo. Non è venuto bene. Oh, se ne fai uno buono me lo farai assaggiare? Certo, se proprio vuoi. Evviva, faccio il tifo per te.
Nanako è la game changer di tutte le ragazze, porca miseria. Nanako-chan, grazie, farò del mio meglio, ok? Certo, ora devo andare. Mai-chan mi aspetta a casa sua, ciao. Non so chi sia Mai-chan. Fa attenzione. Oh, scusa se ti ho trascinato qui. Basta che non porti altri bento, madonna mia. Sparla in faccia e fai prima, mi sto divertendo io. Davvero, mi fa piacere sentirlo. Oh, sta facendo affidamento su di te, senti che il vostro rapporto si è rafforzato. Mi sa che è lei che ci sta provando con noi. Mamma mia, ma anche abbastanza fortemente. La crescita di Yukiko ha influenzato anche la sua persona. In che modo? Con grazia divina. Aumenta del 50% l'effetto delle magie curative. Manca solo un anno, Per allora dovrò essere in grado di badare a me stessa. Scusami, come solo un anno? Intendi che io me ne vado o che tu te ne vai già? Perché scusami, noi siamo in seconda superiore in teoria. Oh, Nanako, ciao. Sì? Nanako non abbia nulla da fare. Visto che possiedi potestà, non è ancora pronta a rafforzarsi. Questo vuol dire che la scorsa sera pure abbiamo perso del tempo. Cioè, per quanto mi dispiace dire questa frase. Poverina, tra l'altro. Adachi? Qua fuori? Ciao. Ah. Oh, sei tu, cosa ci fai fuori a quest'ora? Sto facendo gli straordinari, a volte essere adulti fa proprio schifo. Di giorno non mi avrebbero notato fare la fiacca. Ehi, non esagerare Adachi, beh, torna a casa prima che faccia tardi. Adachi sembra occupato, torna a parlargli quando sarai più libero. Sarà più libero. Allora, già che siamo liberi noi invece, penso che Adachi vada glu 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 a bere. Voglio andare proprio dalla signora, per vedere se ho qualcosa da scambiarle. Ad esempio, questo ventaglio del festival fa 80 di danno ma 90 di precisione. Non è granché, però forse per il momento è il meglio che possiamo avere. Certo, sono solo 6 punti in più, però sono 3 di magia extra, dai. Ah, vorresti scambiare il ventaglio festival? Certo, grazie. Allora, oh, Cie, ciao. Volevo vedere, però, cosa ci aumenta la cena di oggi? Set Chou Mei. Provate il nostro noodle artigianali, diligenza. Dalla volpe, ovviamente, stasera non c'è nulla. E se estraiamo questo? Effettivamente la sera... saremo con Cie solo giusto per parlare, non faremo niente di che. E d'altra parte non penso ci sia null'altro da fare. Ok, ci provo, proviamoci. Estraiamo un Omikuji. Proviamoci, non penso che cambierà nulla. Gente fuori dalla scuola. Mari, dimmi che la fortuna aumenta. Poca fortuna, senti un po' di intimità con Marie. La predizione recita: il vostro legame non è ancora pronto a rafforzarsi. Il tempo è passato mentre leggevi l'Omikuji del ramo dell'albero. Si è fatto tardi e decidi di tornare a casa. Dite che se riprovo cambia. Ciao di nuovo. Hai un po' di tempo per me oggi? Voglio andare in un posto, per te va bene? Vuoi passare la giornata con Yukiko? Decido dopo. Capisco, non c'è problema. Pensaci quando avrai un attimo di tempo, ci vediamo. Cosa vuoi fare dopo la scuola? Vediamo chi è disponibile, è semplice. Non c'è nessun altro. Almeno sembrerebbe. Eccola qua, era da un po' che non appariva qualcuno a farci una domanda. Andate a pagina 150 e consultate la mappa dell'antico Egitto. Troverete anche la foto delle grandi piramidi, l'orgoglio egiziano. Si pensa che queste strutture siano state edificate dagli schiavi. Tuttavia, in seguito agli schiavi, sono stati rinvenuti i registri presenti dei lavoratori, smentendo suddetta teoria. Io mi fidavo della nobiltà degli antichi egizi da ben prima che si trovassero quei documenti. I resti antichi sono le vere stelle della storia. Non respirate anche voi il romanticismo dell'osservazione delle antichità? Antichità? Mio fratello maggiore è solo un vecchio samurai noioso con zero interesse per l'antichità per l'antica civiltà. Sembra un idiota con quel cabuto. Chi è suo fratello, boh? Il mio nemes è nettamente più elegante. Chi è suo fratello? Eh? Tu laggiù, signora Namura, non distrarti solo perché ho cambiato l'argomento. Dimmi, com'è stata smentita la teoria delle piramidi costruite dagli schiavi? Cosa? C'entravano i lavoratori? Il registro delle presenze! E suggerito la risposta che ritenevi corretta. Notevole, signora Namura, l'hai lezzeccata. Sì, la teoria è stata smentita dopo la scoperta dei registri presenze dei lavoratori. C'erano persino delle note sui motivi dell'assenza, tra cui la sbornia. Se ci fosse trattato di schiavi, di certo non gli avrebbero concesso dei giorni liberi per motivi simili, non trovate? Sembra che la teoria più accreditata fosse anche la più distante dalla realtà. Grazie, Star. Mi conviene stare più attento alle lezioni.
Yosuke ti stima, vi siete avvicinati un pochino. La tua dialettica è aumentata. Allora, voglio giusto riprovare a vedere se pescandolo di nuovo mi cambia la fortuna oppure no. Fortuna moderata. Un po' più di intimità con Marie. Ok, posso accettare la moderata. Ok, vediamo se con la fortuna moderata cambia qualcosa. In questo momento, no. Va bene, e passiamo il tempo con Yukiko. Ma questo tizio qua? Niente, pensavo stesse fissando Yukiko. Il vostro legame si rafforzerà. Vuoi passare il pomeriggio con lei? Certo. Ok. Yukiko sembra felice. All'area ristorazione di Junes. Hai accompagnato Yukiko a fare acquisti. Quaderni, 3 penne di colori diversi, delle cartelline ad anelli, etichette del reparto cancelleria. Poi tocca al reparto mobili. Voglio guardare le scrivanie e le lampade. A cosa ti serve tutta questa roba? Per studiare. Yukiko è piena di energia. Ho intenzione di studiare sodo per prendere un certificato lavorativo, anche se non ho ancora deciso su quale buttarmi, ma stavo pensando di provare con tutti quelli che potrebbero farmi guadagnare qualcosina. Ho già iniziato a lavorare di sera, sai? Ricordi il lavoro che mi avevi parlato? Ecco, ho già messo da parte qualche soldo. Figa, in quanto? In 3 sere? E questi? Ah? Ma bene, la direttrice della pensione a Maghi. O forse dovrei dire la futura direttrice. Vedo che non è ancora rincasato. Beh, non posso andare da nessuna parte finché non parte il prossimo bus o treno. Siamo in una landa desolata. Intrappolato qui senza poter far nulla. Cacchio, la campagna fa proprio schifo. Mi permetto di dissentire. Anche rifiutare un buon affare fa parte della vita di campagna, eh? Wow, che simpatico. Oh, mi spiace. Quelli erano dipendenti di una rete TV. Volevano fare un servizio sulla pensione a Maghi. Hai rifiutato? Sì. Yukiko sembra imbarazzata. È un programma sulle notizie dell'assurdo, non è vero giornalismo. Sapevi che la nostra pensione è stata associata all'omicidio della signora Yamano, no? Volevano realizzare uno speciale del titolo Terme troppo bollenti per Yamagi? Un titolo ripugnante, mia madre li ha cacciati. Ma forse sarebbe stato meglio di no. Voglio dire, se si facesse una cattiva reputazione, perderebbe clientela e allora la pensione dovrebbe chiudere i battenti. Così mi sentirei meno in colpa ad andarmene. Parli sul serio? No, forse no. Sì, sono seria. Yukiko mormora cupamente. Ma hai ragione, è inutile fare certi discorsi. Me ne andrò di mia spontanea volontà e la mia vita sarà nelle mie mani. E ovviamente voglio aiutare tutti, anche te per avermi ascoltato pazientemente per tutto il tempo. Oh, percepisci una ferrea determinazione, senti che comprendi meglio. Eh beh, ci credo. Livello 5, adesso è al livello di tutti, forse ci è al livello 6 se non ricordo male. Cavolo, però già l'abbiamo alzata bellamente. Vediamo, rafforzata, gravi in battaglia, perfetto. Bene, andiamo a fare acquisti. Prima tappa, il reparto cancelleria. Pensavo già subito alle scrivanie. Hai aiutato Yukiko con le sue compere e siete tornati a casa assieme. Sera. Allora. Oh, ehi, bentornato. Io passerei del tempo con lui, però vorrei provare. No, facciamo che le riaccolgo domani, che forse è meglio. Anche se saranno di meno, abbiamo lui con cui parlare. Che succede? Non è niente di meglio da fare. Visto che possiede Shisha, potrebbe andare d'accordo. Non è pronta a rafforzarsi. No, allora. Grazie, scusami. Hai ragione. Prova allora ad andare, visto che tanto, magari. Vuoi impiegare il tempo a curare il giardino? Sì. Ah, lavori nell'orto, oggi ti aiuto. Voglio vedere le verdurine. Tutti e tre, allora, dai che aumentiamo il rango in una botta sola con tutti e due. Che bello, tutti e tre, dai. Direi che va tutto bene, sembra proprio un raccolto eccezionale. Non credevo che questo spazio inutilizzato sarebbe diventato un orto tanto bello. Ah, io e il fratellone ce l'abbiamo messa tutta. Quando abbiamo iniziato c'era già delle cose, però. Oh, quei vecchi attrezzi. Ah. Lavorando tutti assieme all'orto senti di esserti avvicinato molto ad entrambi. Ti prendi cura delle verdure, la tua diligenza è aumentata. Il raccolto di domani promette di essere molto ricco. Purtroppo perderemo un'altra serata a raccogliere però. Va bene, non importa. Ah, strano, oggi nessuno. Un'altra ragazza ha bisogno di aiuto. L'area commerciale è un po' in declino, non trovi? Prendi il figlio del proprietario del negozio di tessuti. È un idiota delinquente. Ah, pensa di poter gestire quel posto. Ma immagino che un ragazzo di città come te non comprenda certe cose. Ah.
Ho un problemino, se devo essere onesta. Potresti ascoltarmi? Va bene. Grazie. Il fatto è che mio padre, si è messo di botto a realizzare dei modellini. Il negozio di modellismo? Nessun problema, Può fare quello che vuole, però mi ha riempito la scrivania di colla. Non posso più appoggiarci niente. Voglio sostituire nel piano, ma mi serve una tavola adatta. Il negozio di legname dell'area commerciale è chiuso, quindi non so proprio dove a chi rivolgermi. Certo, ti aiuto io. Davvero? Posso contare su di te, quindi? Potrebbe riempire anche questa di colla, per cui andrà bene anche una sottile ed economica. Sei il migliore. Scrivania da sistemare. Grazie. Più che altro è strano che tutte le missioni sono da raccogliere oggetti e basta. Che credo che tutti gli oggetti siano dentro i dungeon a questo punto. Rapporto con la volpe, trascorso da Adachi, lavoro dopo scuola. Volpe Adachi, Sembra che oggi non ci sia molto da fare. Va bene, sembra che il gioco stesso mi consiglia di andare da Junes. Vedi, il suo numero è oscurato. È uno zero però. Adachi, cosa nascondi? Perché vedi, il matto e il giullare hanno entrambi lo zero, ma il suo è uno zero coperto. Che persona hai bisogno tu? Ah, sei tu. Teppismo perfetto. Che dici di fermarci a fare due chiacchiere? Così sembra che stia... non farci caso, ok? Adachi sta battendo la fiacca. Senti che il tuo legame con Adachi si rafforzerà presto. Quali persone mi servono? Gurulu, Take Minakata e Mietitore Spettrale. Fa attenzione mentre torni a casa. Torno subito, Adachi, non ti preoccupare. Tanto questa persona prima o poi l'avrei dovuta fare, quindi... Più che altro, quando è che subiamo gli incidenti di fusione? Ancora non ce n'è capitato uno. Il che mi fa pensare che potrebbe essere dedicato al tempo. Tipo, se c'è il temporale, c'è più probabilità che succeda un incidente. Potrebbe essere, però mi pare stupido. Ok, però Shisha... O almeno un'altra persona dello Ierofante lo vorrei. Perché mi serve proprio per l'amico. Con Take Mitama potrai aumentare il vostro rapporto. Passa il tempo con lui. Buono per te, sei un bravo ascoltatore. Di quelli che vengono promossi. Adachi sorride maliziosamente. Come mai sei qui? Fai spese per la cena? Notevole. Io vivo da solo, quindi occuparmi della cena può essere piuttosto noioso. Come mai? Non credo che un ragazzo del liceo possa capire. Dopo il lavoro sono sempre così stanco. Così finisco sempre per prepararmi del ramen istantaneo o roba del genere. Sembra che Adachi non abbia una dieta molto salutare. Vuoi che ti prepari io la cena? Del tipo che verresti a casa mia. Sarebbe interessante, ma preferirei che fosse una ragazza a venire da me. Adachi accenna un sorriso. Le ragazze tenere e carine sono le migliori. Anche se finisco sempre per provarci con quelle sventole mozzafiato. La cosa più importante è che sappiano cucinare. Tutto il resto passa in secondo piano. Oh, la vecchia. Toro-chan, sei tu? Oh cacchio. Merda, mi ha trovato. Hai finito di lavorare? Spero che tu non stia facendo niente di pericoloso. Sono ancora in servizio, stavo giusto tornando alla centrale. Sono così felice di vederti lavorare sodo, non faccio che vantarmi di te con i miei vicini. Ti porto un po' di limone, ok? Devi avere cura di te stesso. Ad ogni modo, l'altro giorno stavo giusto guardando la TV, un programma su Detective. Pare che l'anziana signora si tratterrà a lungo con Adachi. Devo proprio andare. Oh, di già, passa una buona giornata allora. Che palle. Finalmente. Suppongo che suo figlio si chiami come me. Sarà per questo che continua a ronzarmi intorno da quando ha scoperto il mio nome. Chissà. Non fa che portare chili e chili di quel nimono alla centrale di polizia. Se lo lasci fare poi ti riempie la testa di chiacchiere. È una vera seccatura. Deve essere veramente fastidiosa. Daione. Vero, eh? E fa così tutti i santi giorni. Adachi sospira. È l'esatto opposto dei miei genitori. È per questo che proprio non riesco a capire le persone del genere. Immagino sia sola. Non penso che abbia dei familiari. È solo che non posso neanche ignorarla. Fa parte del mio lavoro. La polizia ha avuto molto da fare di recente. Quindi sono l'unico che può darle corda. Nonostante i lamenti, Adachi non sembra scontento. Hai la sensazione di aver appena visto un lato inedito di Adachi. E vai. Giullare Touro Adachi. Vedi però, guardala che si oscura da sola. Si continua a spegnere la carta. L'affinità sociale di Touro Adachi arriva a livello 2. Anche se preferirei condividere il nome con suo nipote. Insomma, ho ancora 27 anni io.
Wow, e sei già nella polizia? Beh, ora devo proprio andare. Oh, Dojima-san mi darà una bella strigliata. Gianni. Ci vediamo. Ciao. Hai guardato Adachi allontanarsi per tornare al lavoro e ti sei avviato verso casa. E oggi dobbiamo prendere i pomodori. Dojima in casa? Bentornato. Allora, io spero che non mi portino via la serata. Nel caso, cosa vuoi fare? Raccogli gli ortaggi. Beh, raccogli le verdurine, vengo anch'io. Sperando che mi aumenti il rango. Oh la madonna! Sembrano buonissime, ti aiuto a raccoglierle. Abbiamo raccolto le verdure, credi che ne cresceranno altre? Hai raccolto 5 pomodorini. Beh, se ne piantiamo altri, sì. Che germogli vuoi piantare? Farei ancora i pomodori allora, a sto punto. Avanti, crescete! Ho voglia di verdure buonissime. Hai piantato la piantina di pomodori. Che bello! Passata la serata? Incredibilmente no. Vale la pena allora farli. Io e te? Ehi, fratellone, perché le persone muoiono? Ai. Si riferisce forse alla madre morta in un incidente. Ti guarda dritto negli occhi. Col tuo livello di dialettica non riuscirai a spiegare questa cosa a Nanako. Devi raggiungere il livello convincente per rispondere adeguatamente alle domande. Ai. Ai 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 ai. Che dolore. Piccolina. Però, avendo raccolto le verdure con lei, ci ha portato un po' avanti nel nostro legame. Il che non è sbagliato, anzi, se Dojima è in casa e lui non vuole avere a che fare con noi quella sera e neanche Nanako, tanto vale farle le verdure, perché aumentiamo la nostra statistica con entrambi. Che ci fai tu qua? Che ci fa lui qua? Che ci fate tutti qua? Maledizione. Ma siete tutti qua? Che è? La serata usciamo tutti assieme? Che tra l'altro sti eventi non aumentano le statistiche, o sbaglio? Allora, calmi tutti. C'è anche Cie? No, strano. Vediamo. Comprensione? No. Mi serve il coraggio. Quello chi è? Ah, è Yosuke. Ma guarda un po', te l'ho detto, la serata ci sono tutti, tranne Cie. Ci sono tutti tranne Cie stasera, fantastico. Konbanwa. Curioso incontrarsi a quest'ora. Sto tornando a casa dopo aver fatto le commissioni per la mia famiglia. Ma ho finito prima di quanto pensassi, quindi me la sono presa comoda. Al tempo libero, potrebbe apprezzare se le parlassi. Vuoi passare la serata? Beh, allora buonanotte. Non mi dispiacerebbe, però a questo punto la passerei con lei, poverina, che mi sa che ne ha un po' più bisogno. Ah. Oh, sei tu, oggi ci incontriamo spesso. Stavo per andare a casa, ma mi sono toccati straordinari all'ultimo secondo. Non ne posso più. Oh, non sto indagando su di te, torna a casa prima che si faccia tardi. Sembra che Adachi sia troppo impegnato, beh, ci credo. Oh, Star-kun, che coincidente incontrarti qui. Io sto per tornare a casa, stavo leggendo il copione e ho perso di vista l'orario. Ehi, chiacchieriamo un po' mentre aspetto l'autobus. Abbia del tempo libero, potrebbe apprezzare se le parlassi. Visto che fosse Fenice, ok, passiamolo con lei. Ok. E vai, ora sì che si ragiona. Yumi sembra felice. Così nell'eventualità ho dei punti extra, dai. Vivevi nella grande città prima, vero? Sei invidiosa, ci sono un sacco di grandi teatri, vero? Qui non abbiamo mai l'occasione di assistere a spettacoli teatrali o musical. Non hai mai desiderato di assistere a del vero teatro? Sì, è un'esperienza diversa. Facciamola felice. È quello che dico, le espressioni degli attori, il modo in cui devono respirare e pronunciare. Lo senti che incarnano i loro ruoli? Yumi parla con entusiasmo. Beh, comunque qui dobbiamo accontentarci dei video. Meglio che non guardarli proprio, però. I membri del club non mostrano alcun interesse. Eh dai, almeno sono contento. Hai chiacchierato con Yumi, senti che il tuo legame con Yumi è diventato più profondo. Senti che il tuo legame con Yumi si rafforzerà presto. Lo so che non è servito a molto. Ma per stare sicuri... Wow, si è già fatta quest'ora, il tempo vola con te. Oh, giusto, ti darà qualcosa di speciale. Anpan alla crema. Niente di meglio quando sei stanco per dagli allenamenti. Mia raccomandazione personale. Buonanotte. Hai guardato Yumi allontanarsi e sei tornato a casa. Beh. Ed eccoci qua, un sabato. Oggi piove. Senti gli studenti parlare. Hai guardato quel programma di vendita per corrispondenza in TV la domenica? Io non me lo perdo mai. Quello di domenica, lunedì e martedì? Ti piace veramente quel tipo di programma, amici? Se non ricordo male, l'ultima volta hai detto di aver comprato un costume da bagno succinto e sgargiante. Quando hai intenzione di metterlo? Oh, me lo metterò, al momento giusto. Domenica, lunedì e martedì, eh? Per oggi le lezioni sono finite.
Sai una cosa incredibile di Persona 5? Oh, la madonna. 1, 2, lei no. Una cosa incredibile di Persona 5? Che avevi il tasto per vedere chi era disponibile in quella giornata direttamente. E c'è Cie. Allora, c'è anche Marie. Abbiamo pregato, abbiamo tirato fuori il bigliettino al santuario. Speriamo in un po' di fortuna. A questo punto non è ancora pronto a rafforzarsi. Siccome il gioco ancora ci dice che non è tempo, io proverei a non uscire adesso con lei a caso. Stasera, se non c'è nessuno, proviamo a pescare un altro bigliettino e vediamo cosa succede. Usciamo con Cie. Come butta Starcoon? Ti viene in mente che c'era una donna che cercava uno snack che non avesse il sapore di uno snack? Ho già fatto, è già andata. A proposito di snack, ti viene mai fame mentre sei nella TV? Magari la prossima volta dovrei portarmi dietro qualcosa. Ehi là, Starcoon, che fai? Si rafforzerà presto, perfetto. Passare il pomeriggio con Cie, certo. Ti va se c'è l'eniamo allora? Cie sembra felice. Perché è da un po' che effettivamente non uscivamo con lei. Stavamo uscendo solo con Yukiko. Da Souzai Daigaku. Hai finito gli allenamenti di oggi e sei venuto qui con Cie. Hai assaggiato gli spiedini di carne? La carne è tenera e gustosa e in più costano pochissimo. Forse non sono di carne bovina. Scherzo. Wow, ripensandoci questa potrei risparmiarmela. E questo? C'è la polizia! Allora vendo davvero carne di dubbie origini! Chiedo scusa? Sì, oggi non ho ordinato carne, lo giuro! Di recente ci sono stati diversi incidenti. Un gruppo di adolescenti è responsabile di alcuni episodi di bullismo. Bullismo? Estorsione, più precisamente. Avete visto nessuno di sospetto? No, nessuno in particolare. Capisco. Beh, cercate di fare attenzione. Per fortuna non si trattava della carne. Comunque, bullismo. Fare gruppo contro dei deboli. Sono dei grandissimi codardi. Esattamente. È crudele, è stupido. Cie è indignata. Li prenderemo e li costringeremo a chiedere scusa. Giusto, leader? Ovviamente. Sapevo che l'avresti detto. Cie sembra felice. Una combattente solitaria si erge in difesa dei deboli, sterminando i malvagi. Per proteggere la pace cittadina, scende sul campo di battaglia all'insaputa di tutti. Oh, sì, sembra fighissimo. Starcoon, ci penso io. A cosa? Anche se con il tuo aiuto sarebbe ancora meglio. Oh, quelle guanciottine rossine. E mi farebbe davvero piacere. Cie sembra un po' imbarazzata. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Ma io come posso dirle di no? Voglio prendere a pugni negli occhi ora. Mamma mia. Io come posso dirle di no a una creaturina così? Anche la sua persona. Come? Con rivoluzione. Non mi ricordo cosa fa. Chance di critico agli alleati. Forse meglio di risposta. Quel 10% ce ne sbattiamo altamente la ciolla, eh? Ok, prima mangiamo. Non pensare, segui l'istinto, giusto? Forse in questo caso è più corretto non pensare. Mangia. Hai percorso la strada di ritorno con Cie gustandoti gli spiedini di carne. Eh beh, certo. Dojima in casa oggi? Sì. Oh, eccoti. Ciao. Oh. Ehi, Star, che succede? Non è niente di meglio da fare? Visto che possiede Shisha, l'elefante potrebbe essere d'accordo. Si rafforzerà presto. Ha intenzione di passare il tempo con Dojima? Credo sia andata bene perché abbiamo fatto l'orto l'altra volta, quindi... Non hai proprio niente da fare. Beh, accomodati. Dojima sospira ma sembra piuttosto felice. Quelle tre tazze? Stavo giusto pensando di preparare il caffè. C'è solo quello solubile però. Come lo prendi? Non credo che nessuno abbia importanza, quindi... questo. Eh? Oh, beh, era da un po' che non sentivo qualcuno chiederlo così. Dojima sorride dolcemente. Cos'è, piaceva a tua mamma? A tua moglie? C'è il telegiornale. Oh, il caffè, posso prenderlo anch'io? Ma certo, con tanto latte e tanto zucchero, giusto? Sì. Ah, perché piace a lei. Guarda la TV con Nanako, ve lo porto appena è pronto. Non ce n'è bisogno, tranquillo, ti aiuto. Oh no, non c'è problema, il caffè è un mio unico compito. Dojima sorride dolcemente. Ma anche Nanako col caffè, ti prego. Quando mi sposai, sua madre mi fece promettere una cosa. Disse che a casa non avrei avuto altri compiti, ma che al caffè ad avrei dovuto pensarci sempre io. E così, beh, l'hai capito, sono abituato. Dojima sembra un po' imbarazzato. Oh,
Dopo aver visto il lato inaspettato di Dojima, sentitosi essergli più vicino. Eh beh. Papà, passo anch'io il caffè, per favore. Dio mio, Nanako. Ierofante è migliorato. Di questi tempi è l'unica promessa che sono in grado di mantenere. Beh, lasciamo stare, siediti lì. Poveraccio, avete guardato insieme la TV. Passiamo ora alla prossima notizia. Oggi, nei dintorni di Okina, una ciclista è stata investita dall'auto ed è morta sul colpo. Oh, Nanako, spegni la TV. Oh, ok. È per quel servizio sull'incidente stradale. La mamma è morta in un incidente. Io non ricordo niente. È papà che non vuole parlarne. Nanako sembra triste. Oh. Guardi ancora un po' la TV con Nanako prima di andare in camera tua. Piccolina. Chi è che mi chiama? Oggi non c'è scuola. Non puoi fare altro che aspettare Kanji. Cosa potresti fare? Dring! La celebre televendita sta per iniziare. Ah, vabbè. Non hai mai visto questo programma. Deve essere la televendita di cui ho sentito parlare. Grandi affari di Tanaka. Il signor Tanaka, me lo ricordo. È quello che faceva affari loschi. Va in onda ogni domenica per 3 giorni successivi. Gli acquisti arriveranno dopo qualche giorno. Un saluto a tutti e benvenuti ai Grandi Affari di Tanaka. Esaudiamo i tuoi desideri. Questi sono i Grandi Affari di Tanaka, la televendita con spedizione rapida sempre in diretta per voi. Soddisfazione garantita a prezzi convenienti. E ora presentiamo i prodotti in vendita per i prossimi 3 giorni. Scarpine Adios, ecco un paio di scarpe d'alta qualità, tiratura limitata. Ma non finisce qui, aggiungo anche 2 cibo snellente a scarpe Adios, tutto questo per 5.980 yen. Oggi abbiamo anche un'altra spettacolare offerta per voi. Kit medico, è indispensabile durante le emergenze. Cosa posso fare per rendere tutto a corpi allettante? Oh, ma certo, mi basta aggiungere 4 medicine a questo kit medico per appena 2.980 yen. Queste offerte sono così popolari che possiamo accettare un solo acquisto a persona. Cosa vorresti acquistare oggi? Puoi acquistare uno solo dei prodotti in vendita. Al momento hai abbastanza soldini. Il pacchetto scarpe Dios costa 5.000, l'altro costa 2.900. Quale vuoi acquistare? Le scarpe, sperando che siano buone. Hai acquistato il pacchetto scarpe Dios. Wow, abbiamo già terminato le scorte. Grazie per la vostra partecipazione. La vendita di oggi è terminata, ma da domenica prossima avete altri 3 giorni di grandi offerte su questo canale. A tutti i miei affezionati clienti che oggi sono rimasti tagliati fuori, dico ci vediamo la prossima volta. Senti di nuovo la sigla accattivante. Arriva Tanaka dalle tele a casa vostra. La televendita è finita. Hai spento la TV. Con il pensiero, tra l'altro. Ecco, ti pareva. Oh, ehi, sono Ko. Se sei libero ti va di fare qualcosa con me dai suke oggi? Che dici? No, scusami, ma no. Oh, ok, un'altra volta magari, ok. Ciao. Ko ha riattaccato. Ed ecco qua di nuovo Marie, ciao. Ok, ho dato un occhio in giro e non c'è nessuno. Io ci provo. Proviamo ad uscire con lei, prendo anche la persona per stare sicuro e vediamo se uscendo con lei cambia qualcosa. A questo punto ne dubito, però devo esserne sicuro perlomeno. Se anche la prossima volta non cambia nulla, almeno sapremo che vuol dire che bisogna solo aspettare. Semplice. Oh, eccoti. Possiamo parlare ancora o non vuoi, eh? Dojima sta sfogliando con interesse le pagine del giornale. Pensavi di chiedergli della madre di Danako, ma dubiti di poter ottenere qualcosa di informazione con la dialettica, sarà almeno convincente. Merda, abbiamo bisogno di convincente per entrambi, eh? Se finiamo di leggere, che dici? Hai finito di leggere Super Apprendimento. Senti che la tua conoscenza migliorerà più in fretta studiando alla tua scrivania o in biblioteca. Grazie. Tra l'altro, New Game Plus, questi bonus ci rimarranno oppure no? Non lo so. Vediamo, chi c'è oggi? Yumi? No, ci è. Carina che è. Che fai? Se hai del tempo libero, dopo la scuola usciamo assieme. Pensaci, ok? Forse dovresti uscire con Cie. Arriverà qualcun altro? No, strano. Pranzo, pomeriggio.
Così Kanji Tatsumi ancora sente per malattia. A me sembra una sonora baggianata. Scommetto che là fuori a cazzeggiare tutto il giorno. Che c'è? Cosa sono quelle facce? Volete dirmi che non dovrei fare supposizioni? Non ditemi che siete amici di quel teppista. D'accordo, aprite bene le orecchie. Aristotele disse: l'amicizia è un'anima sola che dimora in due corpi. Vi conviene scegliervi bene le amicizie, o ci rimetterete voi stessi. Anche se dubito che la feccia della società avrebbe amici come voi. Hai ascoltato la lezione interessante. Hai aumentato la conoscenza. Tra l'altro, mi viene un dubbio. Più che un dubbio, anzi è una curiosità ora. La sala professori. Ah, c'è Yumi, ciao, e c'è anche Yosuke. Yosuke, però lei ci aumenta la dialettica. Minchia. Allora, calmi tutti. Oh, c'è anche Yukiko. Mannaggia, voi oggi però. Siete in troppi. Facciamo una cosa, facciamo un salvataggio prima. Non hai motivo di entrare qui, ok. Chimi ha chiesto di uscire. Yukiko però è qui. Allora, Yosuke è al 4. Yukiko è al 5. Chie è al 6. Forse dovrei uscire con Yosuke. Almeno aumentiamo un po' il suo rango.